Mio Dio, raga, eccoci qua in lobby su Fortnite. È letteralmente cambiato tutto. Ok, non ci sto capendo niente, ma è una figata pazzesca. Qua abbiamo praticamente l'armadietto, il negozio oggetti, con ovviamente il codice Nax con 2x nello shop, mi raccomando, inseritelo adesso. Per shoppare qualsiasi skin abbiamo pass battaglia, incarichi, competi, carriera e V-Bucks. Ma ora andiamo subito in partita, raga, singolo, per andare a parlare di tutto quello che è stato aggiunto e andarlo a vedere proprio adesso. Perfetto, raga, eccoci qua nella partita. E oh mio Dio, cosa è successo al boost della battaglia? È una figata, ma ce dobbiamo buttare subitissimo per andare proprio lì all'opulenza oscura. Perché? Beh, perché proprio là, ragazzi, il nuovo boss è stato aggiunto, il boss di Kadotorn 2.0 versione vampiro, e ha letteralmente un'arma mitica fortissima. Tra l'altro è stato aggiunto anche un nuovo cavo, ragazzi, esatto, un nuovo bunker da aprire, che vedremo proprio adesso. Quindi, raga, buttiamoci subitissimo e atterriamo lì. Ma come al solito, prima, raga, facciamo una sfida. Scrivete adesso nei commenti il nome di questa skin che state vedendo a schermo, e una volta che avete scritto il nome, raga, iscrivetevi al canale, così almeno chi di voi lo farà riceverà un cuoricino al commento. Quindi mi raccomando, scrivete nei commenti il nome della skin e dopodiché iscrivetevi. Vediamo chi di voi lo sa. Adesso però, raga, siamo ufficialmente atterrati, non perdiamo altro tempo, perché veramente ci sono un sacco di novità, nuove armi, nuovi boss e moltissime altre cose. Tra l'altro queste telecamere, veramente, io non ne posso più, toglietevi di mezzo. E apriamo ufficialmente. Tra l'altro abbiamo trovato le C4 perfette. Chiaramente, raga, siamo in una partita privata per non avere problemi di nemici e farvi vedere tutto quanto. Evitiamo i laser, magari. Fortnite, non mi trollare, ti prego. Ok, mi aveva quasi trollato. E dov'è il boss, raga? Non lo vedo, però c'è la torretta, quindi dobbiamo assolutamente killarla. Madonna, che fastidio questa torretta, perfetto, distrutta. Ok, raga, non sto trovando il boss e questa cosa mi preoccupa molto. Cerchiamo di aprire il cavo. Oh mio Dio, aspettate, raga, aspettate un attimo. Perché il cavo è aperto? Raga, perché il cavo è aperto? Cosa cavolo è successo qua dentro? Aspettate un attimo, io nel dubbio prendo tutte quante le armi perché ho veramente paura. Oh mio Dio, oh mio Dio, si è aperto il cavo segreto là dietro. Aspettate, raga, dobbiamo assolutamente entrarci. Però mi sa che c'è qualcuno ad aspettarci lì dentro. Infatti qua dentro, raga, mi sa che c'è proprio il nuovo boss, quindi dobbiamo stare veramente attenti. Vediamo se lo troviamo. Ok, oddio, oddio, eccolo laggiù. No, aspettate, raga, mi sa che è fortissimo. Dobbiamo assolutamente prendere più armi possibili, come ad esempio questo nuovo pompa leggendario, che non so quanto forte sia, ma credo veramente tanto. E facciamoci tutto quanto lo scudo, raga, perché ho visto una clip e quel boss dovrebbe avere veramente tantissima vita. Beh, sono veramente curioso di vedere ovviamente cosa dropperà. Prendiamoci anche torrette, di tutto e di più, perché non dobbiamo assolutamente lasciare niente. Ma io vorrei provare anche le nuove armi, come ad esempio il lancia zucche. Eccolo qua. La fortuna del codice Nax con 2x me l'ha fatto trovare subitissimo. Quindi adesso entriamo, raga, subito all'interno di questo nuovo cavo e spariamo al boss del Kadotorn vampiro. Oh mio Dio, guardate quanto danno fa questo pompa. È fortissimo, raga, è veramente... Oddio, no, aspettate, cosa fa? Cosa cavolo fa il boss? Mi ha tipo maledetto e mi ha tolto un botto di vita così, raga. Tiriamo la torretta, tiriamo le C4 e... Oddio, 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 aspettate, cosa sta facendo? Cosa fa, raga? No, 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 mi sta inseguendo con la spada laser. Oh mio Dio, è fortissimo. No, 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 fermi, fermi, mi killa, mi killa. No, raga, mi killa, mi killa, mi killa. Mi killa, devo scappare assolutamente. Devo anche rigenerarmi la vita, non so come fare. Raga, non mi immaginavo fosse così forte, cioè vi giuro, è troppo forte questo boss. Ok, se n'è un attimo andato per fortuna, abbiamo tempo di farci uno scudone. Chiaramente, raga, proveremo anche tutte quante le armi. Adesso però facciamoci anche un bel medikit e dopo torniamo a fightarlo. Avete visto, raga, cosa c'è al centro di quella stanza? Io l'ho visto, raga, c'è letteralmente la macchina del tempo. E probabilmente quella macchina del tempo molto presto si attiverà e farà qualcos'altro, anche perché c'è una nuova data là sopra. Però adesso non è questo l'importante, l'importante è killare il boss che si è nascosto un'altra volta. Ma cosa ti nascondi che ti distruggo? Ti distruggo completamente con l'R nuovo di questa season. E no, 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 raga, mi distrugge lui. Ha una maledizione, mi fa danno a distanza. Oh mio Dio, ma sta usando anche la Tommy Gun di Mida. Ma com'è possibile? Ok, raga, ricarichiamo il lanciamissile e lo killiamo con lanciazucche. Distruggiamolo adesso e boom, distrutto. Oh mio Dio, raga, non ci credo, ha droppato l'arma mitica e ha droppato addirittura la spada. No, aspettate, ma questa spada è OP. Raga, non ve lo vorrei dire, ma questa spada dovrebbe letteralmente curarti ogni volta che colpisci un nemico. E se è vero, raga, veramente potrebbe essere l'arma più forte di Fortnite. Dopo la proviamo su uno scagnozzo. Ma adesso voglio vedere cosa c'è qua, raga. Abbiamo la macchina del tempo che vediamo praticamente nel trailer della season. Ma c'è una differenza, raga, c'è una nuova data. E qual è la data? Aspettate un attimo, fatemi vedere. Ok, 12 luglio 2018. 2018.
cosa 5 anni fa? E questa data letteralmente è una data di 5 anni fa. E come mai Fortnite ha inserito una data di 5 anni fa all'interno della macchina del tempo? Beh, di questo magari ne parleremo nel prossimo video, quindi mi raccomando, iscrizione e campanella attiva. E tra l'altro è pure arrivata la tempesta a darci fastidio. Ma per adesso vi dico soltanto che dobbiamo provare questa nuova arma. Abbiamo 68 di vita e oddio, mi cura veramente, ma tantissimo raga, guardate quanto mi cura. Mi sono fullato la vita raga, mi mancavano tipo, non lo so quanto, mi mancava 40 di vita e mi sono fatto tipo un botto. Probabilmente è l'arma letteralmente più forte di Fortnite, insieme alla Tommy Gun di Mida, che scioglie completamente i nemici. Ma adesso aspettate, perché voglio rigenerarmi completamente la vita. Quindi scagnozzi, vedete qua, vieni qua, guarda che ti distruggo e mi rigenero tutta la vita. Mi fa praticamente 7 di vita ogni colpo che do raga, no è troppo forte questa roba. Guardate qua, guardate qua, sono sempre full vita. Non ho letteralmente parole, probabilmente raga questa spada usa il codice Nax con 2x nello shop perché è troppo forte. Ma ovviamente raga, all'interno della mappa di questo aggiornamento dovrebbero esserci anche altre modifiche che adesso non conosco. Però dovrebbero esserci appunto delle modifiche, delle piccole modifiche all'interno della mappa, con magari appunto nuove zone, nuove armi un po' in giro eccetera eccetera. E comunque come avete visto, questo nuovo pompa fa più di 200, fa addirittura 260 in testa. Ed è ottimo per killare il boss Cadotorn vampiro, perché come vedete ha un botto di vita. Guardate raga la spada, come vedete anche l'abilità della vecchia spada delle scorse stagioni, ed è OP. Perciò raga, adesso se killate il boss Cadotorn non avete più chiaramente tutte quante le tech con le armi mitiche, ma avete una spada OP. Ovviamente avete anche la Tommy Gun di Mida, fortissima. Adesso raga vediamo il trailer completo dell'aggiornamento di Halloween, perché in questo trailer vediamo tutte quante le nuove skin che sono state aggiunte, come ad esempio questa skin raga, che non so sinceramente cosa c'entri con Halloween, ma è veramente molto molto bella. Come state vedendo è pieno di nuove skin di Halloween. Tra l'altro queste skin usano pure il nuovo pompa, che vi assicuro probabilmente è il pompa più forte di tutti gli ultimi aggiornamenti. E poi niente, arriva Cadotorn con l'arma mitica. E infine questa skin molto inquietante raga, probabilmente uscirà nello shop nei prossimi giorni. Ovviamente all'interno della mappa ci sono anche altre armi di Halloween aggiunte, come per esempio la scopa della strega, che però purtroppo non ho trovato all'interno del cavo, quindi non posso farvela vedere adesso. Però è una figata, se la trovate raga scrivetelo nei commenti. E qua abbiamo un altro scagnozzo che killerò con la spada per curarmi. Ah, vi giuro, la sto letteralmente adorando quest'arma. Ma ora torniamo in lobby, perché ovviamente sono state aggiunte delle sfide con ricompense gratis e sono veramente un botto. Infatti raga, abbiamo tutta quanta la nuova lobby. Nella sezione incarichi abbiamo le sfide di Fortnite l'incubo. Ne ho già completate alcune praticamente senza fare niente. Come vedete vi danno ricompense gratis, tra cui addirittura il balletto dolcetto scherzetto, bellissimo. E poi abbiamo scatto dell'orda, che è una nuova modalità, o meglio vecchia, riaggiunta su Fortnite, che vi dà queste altre ricompense, che sono effettivamente un po' poche, ma abbiamo comunque un picco e una mimetica veramente molto fighe. Quindi raga, se volete giocare le nuove modalità dovete fare un po' di cose strane, perché hanno cambiato tutta la lobby. Codice Nax con 2x nello shop, mi raccomando, per supportarmi se siete dei veri fan. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzuoli.